prezzi, e vi leggo un po' tutti i prezzi: 2 euro, 2 euro, 2 euro, 3 euro. Fino, c'è scritto stampino per torte, questo 3 euro, 2 euro. Tombola! Ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video da Tiger! Diretta da Tiger! Siamo da Tiger! Abbiamo comprato un po' di cosine, perché non dobbiamo spiegare sta cosa. Abbiamo trovato sto tag proprio così per sbaglio, insomma, alla stazione centrale, Piazza Garibaldi, perché di Napoli. Abbiamo trovato sto tag, noi di solito andavamo sempre a quello a Campania, e abbiamo trovato sto tag mentre ci aspettavano che ce l'erano venuti a prendere. Noi abbiamo visto sto tag, andiamo da Tiger, e erano 8:30 e correvamo. No, era veramente molto pesato, stava per chiudere. Comunque un quarto d'ora abbiamo trovato tutto, una busta intera, siamo di scemità. Spendere tanti soldi, non è vero. Quarantina d'euro. Vabbè, insomma, poco. Però ci siamo gastate tantissime, sì. Siamo state felicissime, no. Viva. Abbiamo fatto una bella bustona di robe. No, ma la cosa bella è che questo Tiger mi è piaciuto, era molto fornito. Poi non c'era nessuno, quindi stavano chiudendo. Siamo stati fino a chiusura, abbiamo chiuso noi e abbiamo trovato tante cose tema San Valentino. Sì. Quindi vi volevamo far vedere queste cose. Subito, subito vi faccio vedere cosa abbiamo comprato, così magari le trovate ancora a secondo di usate per San Valentino. Non sa mai che se le perdono. No, incredibile, ragazzi, dovete avere, mi raccomando, sono una delle cose, delle chicche super San Valentinose. Sei lo stesso studente. Vabbè. Comunque noi siamo tutte San Valentinesi, guarda. Sì, infatti. Tu perché vuoi? Sei rosa. Io ho le treccine, io tutta rossa. Tutta rossa, sei un cuoricino. Ho preso questi qua, che praticamente questi... Ah sì, pensavamo che erano dei tovaglioli, invece tu li volevi per fosse, dire... Pensavamo che fossero dei tovaglioli, invece no. Sono dei panni per pulire. Ma sono dei panni per pulire, oppure non lo so, perché tu non userai mai. No, io non userò, io le userò per tovagliette, guardate, sono carine. Cioè, un panno questo per pulire è un'opzione. Tovagliettine, ma anche sai per come sfondo per girarci video, per fare le mie ricettine, oppure per tovagliette, comunque sono troppo carine con tutti i cuoricini, non potevo non prendere. Io questi li ho presi io perché sono dei cuori che dovrebbero servire a fare ricci, capelli ricci. È vero, infatti le ora li proviamo e poi magari vi facciamo sapere. C'è anche la bambina che li mette. Fatta vedere, è troppo carina, sta nella foto. Prima era liscia, poi si mette. È diventata tutta ricciolina. Ma non ho capito come funzionano. Comunque li proverò. E casomai se riuscirò a farmi i ricci con questo, vi farò sicuramente un video tutorial. Non vi dico i prezzi, ragazzi, perché li sbaglio comunque. Però comunque abbiamo comprato questi qua, che sono praticamente degli stampini a forma di cuoricini, come non prenderli, troppo carini. E praticamente servono per fare i tortini. Sono troppo belli, rossi a cuore. Questi qua abbiamo deciso di fare una ricetta per il nostro secondo canale di San Valentino. Appunto, tema San Valentino, che appunto caricheremo in contemporanea a questo video, a questo qua. Quindi se andate sul secondo canale trovate già la nostra ricetta di San Valentino, di questi dolcetti cioccolatosi, tutti buoni buoni, cioccolatosi, tutti buoni buoni. Comunque sono troppo belli questi stampini e costavano veramente pochi. Sì, sempre 2 euro. Abbiamo preso questa. Ma questa mi fa ridere, è tipo un asciugamano. Ma questa è tua, questa è la mia. Ah, sì, la mia. Vabbè, sì, è un asciugamano piccolina per i capelli. È troppo bello. Guardate il disegno. Basta. No, a me questo va contro questo ragazzo qua sotto. Con la barba che è conturbato in te. È incredibile, c'ha una faccia di... è troppo simpatico, sei un mito. Cioè, questo ragazzo comunque è tipo un turbante. Piccolo piccolo, tipo quando andiamo in palestra, che prendiamo per non prendere freddo sulla mia capella. Poi questa l'hai preso tu, una tovaglietta sciabisci. Sì, ah, guardate com'è bella, una tovaglietta sciabisci. L'hai piegata e si è fatta tutta l'ammaccatura sciabisci. Anche l'ammaccatura sciabisci. Per fare la colazione e la merenda. Guarda, è bella, questa non si piega, si deve avvolgere. Ho preso questi, guardate, questi guantini, pure tu l'hai presi, sempre fucsia. E l'ho presi lei, fai vedere. Ah, scusate, che non ho preso. Ah, io ho preso questi qua. Ecco qua, ma li ho presi prima io, le ho ovviamente accoppiato. Io non li volevo fucsia. Sono dei guantini troppo carini. Adesso ve li faccio vedere meglio. C'hanno praticamente Sono per fare pesi di attrezzi, sono più per la palestra sotto. Noi li usiamo tipo per fare pilates. Tipo per fare pilates, fare yoga, quelle cose che devi poggiare le mani, quindi così fare le capovolte, le verticali. Li facciamo le acrobazie. No, comunque anche per i pesi, secondo me, vanno bene.
però io ho paura che poi non scivola. Bisogna provare. Proveremo. Adesso. Comunque sono molto molto carini. Ma anche tipo per andare in bici. Comunque erano fashion, per farlo vedere. Questo ha un'altra cosa per la cucina. Ah, questa sì. L'ho preso per uno fare stampo. Uno stampo per fare frittatine, pancakes, poi anche l'uovo si può fare a forma di cuore. Lo versi dentro e si fa questo. È troppo bello. San Valentino. Qualche altra cosa, vedremo di farvi qualche altro video anche con questo qua. Poi questi li ho presi io, sì, sono i pinoli. Che praticamente ho guardato anche un po' tutto il reparto di cibo, ma continuano tutte cose a olio di palma. A parte quei crackers al sesamo che già sapete. Ah, sì, che già vi abbiamo fatto vedere gli altri video, perché noi già avevamo fatto due video per il Fruit Tiger, ve li lasciamo il link nel box informazione. Stavolta ho preso questi qua, i pinoli, costavano poco e poi a me i pinoli piacciono molto perché comunque sono ricchi di proteine. 14 grammi di proteine sono molto, molto, molto come merenda. Sì, sì. Poi altri dolci, finalmente i tovaglioli. Sì, perché io pensavo che erano questi i tovaglioli e io li volevo apposare, dicevo non sono tovaglioli. Li ho presi comunque, sono troppo belli. E poi ve l'ho preso anche i tovaglioli, sono bellissimi a cuoricini. Questi tipo per la merenda o la colazione di San Valentino, no? Preparate un vassoio, lo mettete dentro, anche se questi maschi dovrebbero preparare la colazione. Infatti, questi ce li prendiamo noi. Poi abbiamo preso questo qua, che bello. Questo è bellissimo, è una, un poggia pentola, sottopentola, quel che volete voi. Anche sempre un dolcino. Sì, sì, però comunque secondo me si può mettere anche appeso al muro. È bello. Per decorare, e secondo me non solo di San Valentino, è carino, insomma l'ho voluto prendere perché mi piaceva. Dentro c'è tipo un uccellino, non so se riesci a vedere, è poi abbiamo preso le bacchette sì, per il sushi, non ce l'abbiamo mai, è vero. Subito. Queste sono carine, ci sono tutti i pesciolini rossi. C'erano dei tanti tipi. E io ho scelto queste qua, sono i pesciolini rossi e viola, raffinati, sì, semplici. Poi ho preso questo qua, un pastino, perché wow, mi serviva. Eh no, perché sta facendo per San Valentino. No, prima l'ho detto testa così. Quando li fate. A casa no, ma non ce l'arrivo. Poi ho preso questo qua, ma questo che cos'è? Questo l'ho preso. Ah no, questo l'ho preso io, sono dei post-it a forma di cuore. Per scrivere messaggi d'amore. Che bello. Ma sono sia rosa che rossi. Sì. Un po' più grandi e un po' più piccoli, bellissimi. Ho preso questi qua, che ragazzi, non so a cosa possono servire. Sono delle formine. Formine o insomma bassoiattini, insomma una robina. Sono dei bacchini tipo porcellana, ma è porcellana o plastica? Ma no, è tipo di porcellana, è porcellana, quindi praticamente non so per cosa possa servire, però a me piacciono molto perché ovviamente sono sciabici. Vabbè, per metterci, io ho pensato alla salsa di soia per il sì, sushi. Sì, metterci le salsine, tutte le mie salsine che faccio, la salsa quella mia per il sushi. La salsa verde quella magica. Quella che ho fatto io il video. Oppure tipo per metterci gli aperitivi, tipo le noccioline a tavola. Gli anacardi, per mettere gli anacardi dentro! Questa è troppo piccola, perché due mani di gustore. E secondo voi ne ho presi, cioè sono quattro, costava poco, questo qua l'ho preso. Ma ditemi secondo voi come lo posso utilizzare, perché anche secondo me decorativo nella mia cucina li metterò esposti. Infatti un sacco di cose in Tiger sono carine da vedere, però non si sa cosa servono. Vabbè. Sì, è vero, sono carine come insomma per vederle, per bellezza, però non so se c'è l'utilità. Yeah, quanto abbiamo speso? Ho provato lo scontino di Tiger. Guarda Nancy, ti avevi ragione, abbiamo speso 40 euro e 30 centesimi. E vi leggo un po' tutti i prezzi. 2 euro, 2 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro. Ah, questo stampino, c'è scritto stampino per torte. Questo costava 5 euro, la cosa che costa di più, però sono 4. Questi costano stampini a 1 euro. Wow, 1 euro, ragazzi. Prendevamo un altro, cavolo. Ma infatti questo pensavo, non sono pochi. Poi comunque 3 euro, 1 euro, 1 euro, 3 euro, 2 euro. Tombola! I guanti yoga 4 euro. Io sono curiosa di provare questi cuoricini per fare boccoli. Sì, 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 vi faremo sapere, no? Metteteci un bel pollice in su se volete vedere come utilizziamo i cuori per i boccoletti. Farò tutti i boccoletti a Nancy. Vi mandiamo un bacio grande. Speriamo che questo video vi abbia fatto sorridere. E diteci nei commenti voi cosa comprare da Tiger, così andiamo di nuovo a comprare. No, ciao! Ciao.